Carissimi amici miei, che bella serata ragazzi, bella serata, una gran bella Inter. Oggi ci siamo divertiti, eh? Oggi ci siamo divertiti alla grande, perché oggi ci sono state tante belle prestazioni. Passiamo il turno di Coppa Italia, una coppa che io ci tengo tantissimo perché io ho fame di vittorie ragazzi, quindi la Coppa Italia non va snobbata. Sono felice che oggi comunque tra i titolari, i panchinari, alla fine sono entrati anche giocatori di livello molto alto e si è visto in campo. Si è visto in campo perché oggi l'Inter è stata tecnicamente sublime, sublime. Lukakone ancora una volta decisivo, ma ormai non fa più storia perché è un giocatore decisivo. Che ne dicano i detrattori, Lukakone è un trattore. Troppo forte, ragazzi, troppo forte. Oggi ogni tanto quel passaggio lì te lo sbaglia, però fa certe giocate anche a prescindere dai gol. Stupende, stop di petto, girare il campo, lo trovi a correre comunque anche all'ultimo minuto. Segno che fisicamente comunque sta bene. Io lo farei riposare. Menzione speciale comunque per il Ninho Maravilha, ragazzi. È il nome, è tutto un programma. Io per questo, ragazzi, dicevo con l'Atalanta, ma gli ultimi 20 minuti, mister. Ok, Sanchez non starà benissimo, anche se l'ho visto oggi anche rincorrere l'avversario, l'ho visto bene Sanchez. Meglio 20 minuti di Sanchez che 20 minuti di un Politano che sapeva tutto il mondo che sarebbe partito, infatti andrà via alla Roma per Spinazzola, ne parleremo anche in questo video. Sanchez, ragazzi, ha fatto proprio dei lampi di genio, di classe fenomenale, ha fatto quella rabona. Giocate, mamma mia, meritava il gol questa sera perché voi pensate un po' che giocatore ci è mancato, che giocatore ci è mancato. Alexis Sanchez che veramente se sta bene ragazzi, manca il 50%, Sanchez è troppo forte. Comunque, analizziamo un po' tutta la partita. Siamo partiti fortissimo, questo gol di Lukakone dopo 20 secondi, pronti via, gli regala la palla Oliva. Lukaku però si fa trovare, scatto subito lì davanti al portiere, lo secca 1-0 e da là è stata l'Inter, è stata veramente dominante, cioè dopo 5 minuti poteva già essere 3-0. Abbiamo fatto una grandissima partita, per carità, il Cagliari non sarà quel Cagliari che è stato inizio stagione, ma è comunque un'ottima squadra, eh? È comunque un'ottima squadra. È in difficoltà in questo periodo, per carità, ma è comunque un'ottima squadra. A differenza di Cremonese che ho visto oggi, Perugia, il Cagliari è comunque il Cagliari e fargli 4 per al Cagliari comunque è una cosa buona, no? È una cosa buona. Poi cosa succede? Alla faccia di Lindarubba, un gol annullato a Lukaku che secondo me è buono, ma per tutti è buono. Quella linea io non capisco come è stata tracciata perché la linea rossa che determina il fuorigioco di Lukaku parte dal braccio, ma il braccio non viene considerato come parte, diciamo, buona, tra virgolette, per far gol. Quindi, secondo me, quel gol è regolarissimo, perché la punta del piede del difensore tiene tutti in gioco. Difatti, ancora adesso, quelli della Rai, e per dirlo loro, ce ne vuole, hanno detto, per noi il gol sembra buono, non capiamo. Comunque, gol buono di Lukaku, non dato, o comunque un episodio dubbio, per me annullare il gol così è comunque una roba vergognosa, a prescindere da tutto. E c'era un rigore sacrosanto, cioè c'era un rigore sacrosanto, non è andato manco a vederlo al VAR. Poi per carità vinciamo 4-1, tutto bello, tutti felici, ma alla faccia di Lindarubba, ladri, eccetera, eccetera, che avete detto la scorsa partita. Lasciamo perdere. Comunque, è andata alla grande, ragazzi, e prestazioni di tutti molto bene. Oggi l'Inter è stata diversa perché, direte voi, ragazzi, l'Inter oggi paradossalmente aveva più qualità, più tecnica individuale oggi in campo rispetto all'Atalanta. Perché? Vi dico già una cosa, Di Marco Biraghi, ragazzi, dal punto di vista tecnico, io ho fatto una capoccia tanta con Di Marco, ma non perché Di Marco sia un fenomeno, ma tecnicamente, ragazzi, come mancino, come piede, come cross, ma confronta Biraghi, ma è 10.000 volte meglio, 10.000 volte meglio. Per carità, non avrà un grande fisico, ma difensivamente
È stato abbastanza ordinato, si è fatto valere. Poi non è che Biraghi sia questa grossa cima anche a difendere, cioè dalle parti di Biraghi, ragazzi, è sempre la zona dove soffriamo di più. Poi Biraghi oggi fa anche l'assist a Ranocchia da calcio d'angolo che chiude la partita, bene. Però proprio nella prestazione Di Marco mi è piaciuto tantissimo, è andato sul fondo 10.000 volte, ha messo dei bellissimi cross e ha fatto vedere di avere un mancino proprio bellissimo. Un gran piede, un gran bel piede. Oggi c'era più qualità, ragazzi, in campo perché Barella Gagliardini. Barella è 10 spanne sopra Gagliardini. Borca ha fatto un partitone eccezionale, Borca Valero. Io fisicamente lo vedo bene, Borca. Lui ha detto: io non sono mai stato così bene fisicamente. Borca oggi ha fatto un partitone. Ha fatto anche il gol poi che ha chiuso la partita. Virtualmente, che siamo andati subito 2-0, perché il 2-0 l'avevamo già fatto, annullato, vabbè. Gol di Borca che chiude la partita, si può dire, nel primo tempo. E a prescindere dal gol ha fatto una grande partita. Giocato bene ovunque, lo vedevi fare diagonali poi da sinistra a destra, recuperi bene. Brozovic anche, solita partita di quantità e qualità. La difesa anche, la difesa bene, pulita. Peccato aver preso quel gol alla fine, che un po' mi dispiace, ma sono felice per il gol che ha fatto Ranocchia, perché comunque se lo merita, è uno che allo spogliatoio fa bene. Quando viene chiamato in causa Andrea, comunque, quelle poche partite, mi sembra anche esatto, a Cagliari nel campionato all'andata giocò Ranocchia e fece anche una buona partita, una buonissima partita con Lecce. Nel girone d'andata Ranocchia giocò diverse partite perché ricordo che non c'era De Vrij, le prime partite che si infortunò. E sono felice perché Ranocchia poi questo vizietto del gol ce l'ha, bel gol di testa. Bene così ragazzi, oggi ripeto ci siamo divertiti, abbiamo fatto gran belle cose, oggi avevamo la qualità in campo, qualità Sanchez, Lazaro, lasciate perdere, beccato dal pubblico, ma perché beccato? Ma non perché non abbia i mezzi tecnici ragazzi, ma lui si vede che tecnicamente a destra comunque sa giocare, è un po' intimorito a volte, potrebbe affondare di più e non affonda, però ragazzi sa giocare. Avevi Lazaro a destra. Di Marco a sinistra, due comunque esterni che tecnicamente sono bravi e sanno spingere. Centrocampo tecnico, perché avevi il movimento di Barella e la tecnica. Movimento e tecnica di Brozovic, la tecnica sovraffina di Borca che poi ha corso anche lui come indemoniato. Quindi quando hai questo Sanchez che è tanta roba, la squadra ne giova lo spettacolo, poi ti diverti, bello. E l'Inter deve insistere su questa linea, infatti sono felice che l'Inter vada a caccia di Eriksen e di giocatori del genere, perché il limite, le partite, ragazzi, te le vince la qualità vince le partite. E oggi, difatti, un Inter comunque così frizzante dal punto di vista tecnico, io non l'avevo vista, almeno ultimamente non l'avevo vista. Avevo visto sempre una squadra attenta, precisa, solida, ma dal punto di vista tecnico una squadra che poteva migliorare, quindi ben vengano gli Eriksen, ben vengano profili di questo genere, ragazzi. Adesso stanno facendo vedere la doppietta di Lukaku qui alla Rai. Non ci sono più parole per Lukaku, ragazzi. È un giocatore decisivo. Secondo gol bellissimo, poi di testa la mette dall'altra parte a incrociare. Tanta roba, Romelone, Romelone, decisivo ancora una volta. Ragazzi, la rosa, io Spinazzola per me sarebbe il benvenuto, perché il problema di Spinazzola è uno, è la tenuta fisica. La tenuta fisica ha avuto tantissimi infortuni e qua ovviamente all'Inter deve andare un po' di fortuna. Ah, no, 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 scusate, prima di parlare di Spinazzola, pardon me. Voglio parlare di Esposito, perché questo ragazzo è entrato con una voglia e ha fatto una giocata, quella di tacco. Mamma mia, ragazzi, Esposito pure lui meriterebbe di giocare un po' di più, perché è tanta roba. Non potevo non parlare di Esposito, ragazzi, perché quando è entrato ha fatto delle giocate da giocatore fatto e finito. Poi c'è una cattiveria in campo che lo vedi correre, ecco, lo stanno facendo rivedere adesso. Si allarga, poi tacco dentro per Sensi. Bellissima, bellissima. Gran bel giovane, tanta roba Esposito, veramente. Felice anche per il suo impatto. Meritava quella punizione lì, anziché farla tirare a Biraghi, l'avrei fatta tirare a Esposito che ha il piedino anche per segnare su punizione. Comunque, sono felicissimo per la vittoria. Bella vittoria, 4-1, strameritata, abbiamo dominato.
La Coppa Italia ci tengo tantissimo perché è una competizione che abbiamo il dovere di provare a vincere, non dobbiamo snobbare assolutamente. Adesso che andremo anche ad ampliare la rosa con Spinazzola, si spera, Dio mio, speriamo Eriksen perché sarebbe un colpo clamoroso, il vice Lukaku che sarà Giroud. Questi giocatori qua, poi c'è questa questione pure di Vesino, c'è questa questione di Vesino che non si capisce, molti dicono che abbia avuto problemi con Conte, non lo so ragazzi, non lo so. Che sì, non mi fa impazzire, anche perché appunto dal punto di vista tecnico, a me piacciono i giocatori tecnici, che sì, dal punto di vista tecnico non mi fa impazzire. Comunque vedremo questa pista. Spinazzola ragazzi, alla Juve nella seconda metà di stagione, nel ruolo là di esterno con la difesa a 3, io ricordo Spinazzola contro l'Atletico Madrid fece una grandissima partita. Nella seconda metà della stagione Spinazzola fece grandissime cose lì come tornante con la difesa a 3 dietro. È proprio il suo habitat naturale, lui si è consacrato a Bergamo. La Roma gioca a 4 dietro, è un'altra storia. Anche la Juve di Sarri gioca a 4 dietro. Quindi lui non era propriamente a suo agio, a prescindere dai limiti fisici che ha Spinazzola. Speriamo che fisicamente sia abbastanza integro. Politano, ragazzi, qua praticamente non giocava più nel 3-5-2, giocatore totalmente inutile, era un corpo avulso, quindi ben venga Spinazzola. Ma speriamo soprattutto per il danese, ragazzi, speriamo per Eriksen, eccetera, eccetera. Comunque Spinazzola Politano, penso di farci un video domani, dandovi aggiornamenti di calciomercato, ragazzi, perché queste giornate saranno molto, molto importanti per l'Inter. Amici, io vi saluto. Voi prima però vi iscrivete al canale YouTube, lasciate un bel mi piace, commentate sotto il video, mi fate sapere cosa ne pensate di questo 4-1, calciomercato, tutto quello che vi pare. Ovviamente condividete anche agli amici interisti se vi va. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amala. Ciao, ragazzi.